è positivo il fatto di tornare in zona gialla, perché questo significa che si sono ridotti i numeri ovviamente dei contagi, e quindi questo significa che comunque, pur essendo in una fase che è ancora una fase critica, che comunque è una fase ancora da tenere molto attenzionata, siamo riusciti a ridurre quella che era la catena del contagio, e questa è una notizia positiva. Il sindaco di Piacenza e presidente della provincia, Patrizia Barbieri, ha commentato così l'annuncio giunto nella serata di ieri che a partire da domani tutta l'Emilia-Romagna e di conseguenza anche il nostro territorio torneranno ad essere zona gialla. Un pensiero non può che andare alle attività commerciali pesantemente penalizzate dalle restrizioni di questo ultimo periodo. E mi auguro davvero che, sempre nel rispetto ovviamente delle regole, questo periodo possa essere un periodo che segna anche un po' la ripresa di quel settore economico che era rimasto fermo o comunque oltremodo penalizzato. Non manca però una bacchettata al governo. Quello che non mi piace del decreto è ovviamente questa previsione che riguarda le due giornate, la giornata del Natale e del Santo Stefano, con questo divieto di spostamento di comuni, che trovo un po' illogico. Non vedo davvero perché in una città metropolitana come può essere a Roma si fanno chilometri, chilometri, chilometri per poter andare magari da un parente all'altro, e invece magari qui due comunelli vicini abbiano magari un divieto, quando in realtà, insomma, Non si va sicuramente a compromettere in questo modo quello che può essere l'impianto del rigore, che comunque è richiesto e che dobbiamo rispettare. Mi auguro che ci sia un ripensamento, ecco, da questo punto di vista. Magari il governo da qui a là, ecco, se ripensasse un po' a queste modalità, forse sarebbe auspicabile per andare incontro a un'esigenza che è l'esigenza poi di nonni, nipoti, insomma di nuclei familiari che sono poi magari vicini, quantomeno una previsione magari limitata alla provincia.